Per parlare di Leone Ginzburg oggi, direi che occorre innanzitutto distinguere due piani diversi, per quanto siano strettamente connessi tra di loro. Un piano più propriamente storico e un piano più, direi, mitologico. Mi soffermerò soprattutto sul primo, ma dirò poi in conclusione anche qualcosa sul secondo. Perché innanzitutto naturalmente è necessario ripercorrere la vita di Leone Ginzburg, una vita complessa, ricca di fascino, un uomo nato a Odessa nel 1909, morto a Roma per mano della violenza nazista nel 1944. È stato filologo, critico letterario, soprattutto diciamo versato nella letteratura russa, ma non soltanto. Un uomo che lasciò un profondo segno tanto nella cultura quanto nella politica italiana, perché fu tra i fondatori della casa editrice Einaudi e uno dei grandi protagonisti, diciamo, dell'opposizione al regime fascista di Benito Mussolini. Però adesso occorre anche tener conto che intorno alla figura di Ginzburg, soprattutto dopo la sua morte nel 1944, si è sviluppata una memoria che spesso è diventata un vero e proprio mito e che ha alimentato un progetto, diciamo, politico e culturale dell'antifascismo, un antifascismo non comunista e democratico che avrebbe contribuito a, diciamo, gettare, poi a consolidare le basi della Repubblica parlamentare del lungo dopoguerra. E dunque, da questo punto di vista, la biografia di Leone Ginzburg e il mito dello stesso sono legati, ma non devono essere, appunto, confuse. Quindi partiremo proprio dalla biografia di questa figura, per molti versi eccezionale, ed eccezionale direi fin dalla sua infanzia, dalla sua adolescenza, che portavano, diciamo, le tracce di un'origine anagrafica del tutto eccentrica rispetto poi anche al panorama politico, culturale, editoriale italiano, su cui si sarebbe svolta larga parte della sua vita dagli anni 20 in poi. Infatti, Leone fu un giovane, un bambino, poi un ragazzo di straordinaria precocità intellettuale, nato all'interno di un ambiente familiare per molti versi unico. Il padre, Fyodor Nikolaevich Ginzburg, appunto, era originario del governatorato di Vilnius, nell'allora impero russo. Poi si era trasferito per ragioni professionali a Pietroburgo, che all'epoca era la capitale dell'impero, e poi a Odessa, sulle rive del Mar Nero, dove era diventato proprietario di un'industria della carta e titolare di un ufficio di rappresentanza commerciale. Leone aveva due sorelle, Marussia, scusate, una sorella, Marussia, un fratello, Nicola, nati già negli anni 90 dell'Ottocento. Come è stato rivelato abbastanza recentemente, Leone fu figlio di una relazione extraconiugale tra la madre, Vera Grilliches, e il fratello dell'istitutrice di famiglia, Maria Segre. Leone nacque il 9 aprile del 1909 a Odessa, appunto, all'interno di un ambiente intellettuale ebraico, quanto mai colto, laico e benestante. All'epoca la città, appunto, che era stata fondata abbastanza di recente sul Mar Nero nel 1794 da Caterina II, era un centro quanto mai vivace sia sotto il profilo culturale che quello commerciale. Al tempo stesso era però agitata da violentissimi conflitti sociali che la trasformarono, diciamo, in uno dei principali teatri della rivoluzione del 1905. E non a caso la famiglia Ginzburg intrattenne rapporti, sia pur diversificati, soprattutto, diciamo, con il mondo politico del socialismo russo. All'interno della famiglia, diciamo, si ritrovavano orientamenti più diversificati, appunto, che appartenevano a questo variegato mondo del socialismo russo. Il padre, diciamo, era un democratico costituzionale, la madre era più vicina, diciamo, a una forma di laburismo, il fratello di Leone, Nicola, era socialdemocratico, e la sorella, Marussia, invece simpatizzava per i socialisti rivoluzionari. Dunque, diciamo, era una presenza quanto mai variegata di sensibilità politiche che però tutte si orientavano appunto verso il socialismo.
E vedremo poi come questa, diciamo, presenza del socialismo russo nella sua formazione e più in generale la sua formazione culturale, linguistica russa avrebbero agito in profondità, avrebbero continuato, diciamo, a operare sotterraneamente nella vita, nella riflessione di Leonid Ginzburg, anche nei decenni successivi. Adesso però Leonid Ginzburg stabilì un rapporto molto precoce con l'Italia e con la cultura italiana. Da questo punto di vista fu importante la già menzionata istitutrice familiare, appunto l'italiana Maria Segre, che ebbe un ruolo molto importante nell'educazione di Leone, e la quale tra l'altro fu, diciamo, tra le promotrici dei viaggi estivi che la famiglia andava compiendo fin dall'inizio del secolo in Toscana, in particolare recandosi d'estate a Viareggio. E fu proprio a Viareggio che diciamo, fu sorpresa la famiglia Ginzburg nell'estate del 1914, al momento dello scoppio della Grande Guerra. Quindi quando diciamo, si susseguivano i mesi cruciali tra la fine di giugno e la fine di luglio, l'inizio di agosto del 1914, le mobilitazioni e poi le dichiarazioni di guerra, in particolare l'impero russo entrava, diciamo, nel conflitto contro gli imperi centrali, i familiari del giovanissimo Leone decisero di rientrare precipitosamente a Odessa, nella propria città, e lasciarono Leone alle cure appunto dell'istitutrice Maria Segre a Viareggio. E qui Leone iniziò a frequentare le scuole elementari e poi, a partire dal 1919, la prima classe del ginnasio comunale. Un altro grande evento, diciamo, dirompente per la famiglia Ginzburg, così come per tutta l'Europa, fu naturalmente lo scoppio delle rivoluzioni del 1917, che con, diciamo, le loro guerre civili indussero i Ginzburg ad abbandonare questa volta, diciamo, definitivamente quelli che a quel punto erano ormai gli ex territori dell'impero russo e a trasferirsi in Italia, in particolare questa volta trasferirsi a Torino nel 1920. L'esplosione di violenza che seguì appunto le rivoluzioni mise in pericolo, alimentò la persecuzione anche di dei gruppi ebraici largamente presenti, diciamo, nei territori imperiali russi, soprattutto quelli occidentali, limitando anche forme di grave intolleranza, di persecuzione, veri e propri pogrom, e dunque la famiglia Ginzburg, la famiglia appunto ebraica, come tante altre, si pensa ad esempio alla famiglia di Isaiah Berlin, tutt'altro, diciamo, scenario geografico, quella di Riga, appunto, presero la via dell'esilio. E una volta raggiunta Torino, Leone proseguì gli studi al liceo classico, al liceo Gioberti, appunto. E tuttavia, diciamo, questo continuo peregrinare per l'Europa non cessò, perché l'anno successivo, sempre per diciamo, ragioni di lavoro, il padre fu costretto a trasferirsi a Berlino e si stabilì nella capitale tedesca con l'intera famiglia. E qui Leone, diciamo, si iscrisse ancora una volta una nuova scuola, e peraltro una scuola, diciamo, tenuta dall'emigrazione russa, in cui ebbe modo di recuperare, approfondire la conoscenza della lingua russa, che era naturalmente già avviato negli anni dell'infanzia, della prima giovinezza. Dopo un paio di anni di soggiorno, diciamo, nella capitale tedesca, Ginzburg, questa volta soltanto con la madre, tornò a Torino e qui si iscrisse a un altro liceo classico, il liceo d'Azeglio, il principale liceo, diciamo, della città subalpina, cioè frequentato soprattutto dalla grande borghesia torinese, in particolare dalla grande borghesia intellettuale torinese. E questo fu, diciamo, una tappa, al tempo stesso un luogo essenziale del percorso di Leone Ginzburg. Qui infatti cominciò a frequentare la sezione A del liceo, dove trovò figure che erano destinate a stabilire con lui una duratura amicizia, un legame profondo, e a determinarne in qualche modo anche le scelte, gli orientamenti successivi. Nella sezione A, infatti, si trovavano Giorgio Agosti e Norberto Bobbio, e qui cominciò a seguire le lezioni di letteratura italiana di
di Umberto Cosmo e le lezioni di filosofia di Zino Zini. D'altra parte, Ginsburg si riconosceva, cominciò a familiarizzare soprattutto con l'insegnamento, per certi versi si potrebbe dire con il magistero etico-intellettuale di Augusto Monti, che era docente di lettere in un'altra sezione, nella sezione B del liceo d'Azeglio, appunto, frequentata a sua volta da studenti brillanti e promettenti come Massimo Mila, Cesare Pavese, Giulio Einaudi e Giancarlo Paglietta. Monti era stato uno stretto collaboratore di Piero Gobetti nei primi anni venti, aveva contribuito a una delle principali imprese editoriali e intellettuali di Piero Gobetti, appunto la Rivoluzione Liberale, e aveva stretto fermi da amicizia con questi giovani studenti, li aveva raccolti intorno a sé, e tra di loro appunto Ginsburg, il giovanissimo Leone Ginsburg, non ancora vedere, comincia a spiccare. Del suo arrivo, diciamo, al liceo d'Azeglio e dell'impressione fortissima che suscitò tra i suoi compagni, in particolare tra Norberto Bobbio, restano delle pagine bellissime e alcuni passaggi di questo ricordo di Bobbio, che sarebbe stato pubblicato per la prima volta nel 1964, a 20 anni, poi dalla morte di Leone Ginsburg, poi ripubblicato, ve le voglio brevemente leggere. Quando entrò in liceo, ricorda appunto Bobbio, alla fine del 24, pur avendo poco più di 15 anni, non era più un ragazzo come tutti gli altri, neppure all'aspetto, capelli neri, duri, tagliati a spazzola, barba rasa già fitta, ricoprente tutto il volto, occhi bruni e incavati, resi ancora più profondi da due sopracciglia foltissime, sguardo calmo, sicuro, che metteva soggezione e incuteva rispetto, lineamenti marcati, volto pallido, sicuro, quasi tenebroso. Testa grossa rispetto al tronco, fragile, le gambe leggermente inarcate, quasi dovessero reggere un peso troppo grande. E al tempo stesso, insieme a questa, diciamo, descrizione fisica, a suo modo, diciamo, evocativa, Bobbio ricordava anche il modo di fare di Leone, che parlava lentamente, pacatamente, con un certo sforzo, parlava adagio, ma era come se scrivesse. Parlava, insomma, noi dicevamo, ricorda Bobbio, come un libro stampato. Immediatamente fu riconosciuto come il capoclasse. Quindi qui, insieme a Norberto Bobbio, nelle appunto aule, nei corridoi del liceo d'Azeglio, si strinse un'amicizia che poi si allargò agli altri, appunto Giorgio Agosti, a Cesare Pavese, a Massimo Mila, a Giulio Einaudi, che sarebbe proseguita anche negli anni degli studi universitari. Ginsburg si iscrisse prima alla facoltà di legge nel 1927, qui ebbe modo anche di incontrare quel Gioele Solari che poi sarebbe diventato il grande maestro, di Norberto Bobbio, e poi però l'anno successivo, anche per incoraggiamento, di un altro suo grande amico, appunto Cesare Pavese, si sarebbe trasferito alla facoltà di lettere. E qui si sarebbe poi laureato nel 1932 in letteratura francese con docenti di letteratura comparata, Fernando Neri, con una tesi sullo scrittore francese Guy de Maupassant. Anni in cui appunto, alla formazione intellettuale si associa anche una grande vivacità sociale. Ginsburg, tutte le testimonianze, dei suoi amici, compagni dell'epoca, concordano, era animato da una straordinaria curiosità e versatilità culturale che lo portava appunto a frequentare teatri e concerti, a scrivere, a leggere di tutti i temi, che cadevano sotto il suo interesse. Al tempo stesso diventò rapidamente centro di rapporti, appunto di amicizia assai solidi. Qui c'è un bellissimo ricordo anche di Aldo Garrosci, che è un altro, delle figure con cui si sarebbe incontrato e che sarebbe stato autore, tra l'altro, artefice del suo avvicinamento poi al circolo politici di Giustizia e Libertà di lì a pochi anni. Ricorda Aldo Garrosci, avrebbe ricordato poi in anni successivi.
nell'adolescenza, quando si formano i gruppi di amici, sono veramente chiusi e anche un po' gelosi della propria identità. Le società che si sono formate sono sempre un po' società segrete, che risultano dall'equilibrio delle ricerche e delle passioni di pochi. Ciascuno porta in ogni gruppo uno speciale elemento, ricerca, poesia, semplice vitalità, che nell'altro sarebbe superfluo o stridente. E qui, diciamo, Leone Ginzburg indubbiamente era l'elemento, diciamo, centrale che portò, diciamo, appunto, la novità, la vivacità, appunto, sconosciute, diciamo, a quel gruppo che era cresciuto soprattutto in un ambiente culturale, sociale piemontese. Contemporaneamente, fin dal 1927, quindi diciamo, Ginzburg aveva appena 18 anni, cominciò a coltivare anche uno dei grandi interessi della sua vita, forse il principale interesse della sua vita, come se accennava anche legato alle sue origini, vale a dire l'interesse per la letteratura russa e per la lingua russa. Cominciò a lavorare alle traduzioni di due grandi opere della letteratura russa, direttamente dal russo all'italiano, il Taras Bulba di Gogol e l'Anna Karenina di Tolstoi. Sarebbero state poi pubblicate nel 1928 e nel 1929 rispettivamente. All'epoca collaborava con i Tipi Slavia della casa editrice fondata da Alfredo Polledro nel 1926. Questa casa editrice faceva parte di un mondo assai qui vitale e vivace che tendeva a stringere appunto i rapporti intellettuali tra la cultura italiana, in particolare la cultura torinese, con grande mondo culturale russo. Ed era un mondo che era particolarmente, diciamo, stato segnato anche dagli interessi, dagli orientamenti di Piero Gobetti, il quale tra i primi appunto si era aperto alla conoscenza della letteratura, della lingua russa, e ha promosso, diciamo, questi interessi anche nella Torino dei primi anni 20. E lo stesso Ginzburg, non a caso, nel 27 iniziò la sua attività giornalistica pubblicando un primo articolo dedicato proprio all'Anna Karenina di Tolstoi e pubblicandolo sulla rivista Il Baretti, che era l'ultima, diciamo, delle riviste fondate da Piero Gobetti. Qui appunto iniziò un'attività pubblicistica anche molto intensa, variegata, destinata soprattutto, diciamo, a raccogliere i suoi scritti di letteratura russa, ma non solo. Quindi collaborò ad esempio con la rivista Cultura, diciamo, diretta da Arrigo Cajumi, che era un importante critico e giornalista letterario vicino a Gobetti. Ed è tutto un ambiente, quindi quello in cui si muove in questi anni Ginzburg, che è stato segnato fortemente appunto dall'eredità di Piero Gobetti. Si pensi anche appunto al cenacolo che si andava raccogliendo intorno alla villa di Barbara Allason sulla collina di Becetta, appena fuori Torino, a cui partecipavano anche Carlo Levi, Natalino Sapegno, Guglielmo Alberti, un cenacolo che era particolarmente segnato appunto dall'ombra di Piero Gobetti, dai suoi interessi e dalle sue, diciamo, dalla sua eredità politica e intellettuale. Al tempo stesso, per completare, diciamo, questo quadro del suo percorso formativo, occorre dire che fin da allora il giovanissimo Ginzburg intrattenne un rapporto insolitamente, diciamo, stretto e solido con Benedetto Croce, con il grande filosofo napoletano che periodicamente si ricava in Piemonte, aveva una residenza a Pollone, che trovò nel giovane russo di Torino, come si cominciava a definire appunto Leone Ginzburg, un diciamo, interlocutore che, per quanto fosse giovanissimo, fosse stimolante e degno appunto di considerazione e confronto. Nel frattempo, naturalmente, cominciava a emergere il problema del confronto con la politica, in un contesto segnato ormai dalla, diciamo, presenza pervasiva della dittatura fascista, che via via chiuso, diciamo, gli spazi a ogni libera espressione, non solo politica, ma anche intellettuale, fin dalla metà degli anni 20. Tuttavia, il percorso di Ginzburg alla politica fu meno diretto, meno, diciamo, immediato e meno continuo di quanto a lungo in passato si sia suggerito.
fu un percorso tortuoso, frutto anche di scelte e di rotture significative, come vedremo tra un attimo. Innanzitutto, infatti, non prese parte, come altri suoi compagni, alle prime iniziative, per quanto spontanee, comunque diciamo informali, disorganizzate, di manifestazioni, diciamo, di protesta e di contrarietà alla dittatura di Mussolini, che animarono l'ambiente universitario torinese. Ad esempio, non sottoscrisse la lettera di solidarietà che fu compilata da Umberto Cosmo, Umberto Segre, nei confronti di Croce, dopo che Croce stesso era stato insultato, diciamo, da Mussolini e apostrofato come un imboscato della storia. Nonostante la stretta, diciamo, intimissima vicinanza di Ginzburg a Croce, rifiutò appunto di aderire a questa iniziativa di pubblica solidarietà nei confronti del filosofo. Il suo percorso, diciamo, quindi di accostamento alla politica e poi alla lotta anche clandestina contro il regime fascista, fu più complesso, più sotterraneo per certi versi. E in effetti Ginzburg, di fatto, attese almeno fino, diciamo, all'inizio del 1932, per avvicinarsi appunto a questa scelta. Preliminare a questa scelta fu l'acquisizione della cittadinanza italiana, conseguita solo nell'ottobre del 1931. Infatti, occorre tener conto che Ginzburg, come tutta la sua famiglia, era profugo, diciamo, dall'impero russo, era dunque a tutti gli effetti un apolide, e solo appunto nell'ottobre del 31 acquisì ufficialmente la cittadinanza italiana. Ed è il senso di appartenenza, anche formale, anche legale, determinato appunto dall'acquisizione della cittadinanza italiana alla comunità nazionale, quella comunità nazionale che era stata fondata, diciamo, nell'Ottocento dal Risorgimento, che ai suoi occhi comincia anche a legittimare la possibilità di militare contro il regime fascista. Non solo la piena, diciamo, integrazione all'interno di questa comunità nazionale lo spinge poi a prendere posizione apertamente contro il regime e a scegliere anche la strada, appunto, della lotta clandestina per combattere un regime che, tra l'altro, rivendica a sua volta la piena discendenza dal Risorgimento, anzi, rivendicava, diciamo, il fatto di avere realizzato pienamente, portato pienamente a compimento appunto le promesse del Risorgimento. Dunque, la scelta dell'italianità, la rivendicazione dell'italianità dal punto di vista di Ginzburg, invece, fu un momento di grande discontinuità, una vera e propria rottura nel suo percorso personale e anche nel tentativo appunto di appropriarsi di una tradizione risorgimentale da contendere appunto al nemico fascista. Quanto fosse difficile, quanto fosse diciamo, complesso appunto scegliere di abbracciare la lotta clandestina nel contesto, diciamo, dittatoriale dei primi anni 30 dell'Italia fascista, lo dimostra anche il fatto che Ginzburg avviò una severa, meticolosissima preparazione, direi sia tecnica che psicologica, alla lotta clandestina. Occorsero mesi perché appunto, diciamo, si preparasse a questa scelta che era consapevole, avrebbe significato un punto di non ritorno nella sua esistenza. Quindi, una volta presa la scelta, fece un viaggio a Parigi, dove ebbe occasione di stringere contatti con Carlo Rosselli, attraverso Aldo Garrosci, come accennavo prima. Il contatto con Carlo Rosselli lo portò quindi a entrare all'interno di quel gruppo di Giustizia e Libertà, un movimento antifascista rivoluzionario che era stato appunto fondato a Parigi da Rosselli nel 1929 e che si proponeva, diciamo, un doppio obiettivo: da un lato abbattere anche con gli strumenti della rivoluzione politica il regime fascista, dall'altro cercare di svolgere un'azione di più radicale, profondo rinnovamento dell'ordine politico, sociale, economico e culturale, non solo dell'Italia, ma dell'Europa del tempo. Ginzburg dunque aderì al progetto di Giustizia e Libertà e poi decise di tornare a Torino per, diciamo, sostenere la lotta clandestina contro il regime, mettendo in circolazione il materiale illegale diciamo, della lotta antifascista, diffondendo
volantini di giustizia e libertà, i quaderni di giustizia e libertà, quella straordinaria, diciamo, impresa editoriale su cui appunto i diversi componenti di giustizia e libertà si confrontavano tanto sulle tattiche e le strategie della lotta antifascista, quanto sulle prospettive future dell'Italia e dell'Europa post fascista. E da questo punto di vista Ginzburg offrì un notevole contributo in termini di elaborazione politico-intellettuale alla linea programmatica, diciamo, di GL. Mentre il programma originario del gruppo, infatti, era un programma tendenzialmente, diciamo, democratico-radicale, capace, diciamo, di raccogliere le sensibilità politiche più diverse, liberal-democratiche, repubblicane, socialiste, socialiste liberali o socialiste, diciamo, rivoluzionarie, Ginzburg pose l'accento soprattutto sulla necessità di approfondire, radicalizzare in senso, diciamo, libertario, antistatalista, consigliare il programma stesso di giustizia e libertà. E su questo terreno emerse una parola d'ordine, quella dell'autonomia, su cui scrisse molti contributi nelle pagine appunto dei quaderni di giustizia e libertà tra il 1932 e il 1933. Alcuni di questi contributi furono anche pensati, concepiti, scritti con un'altra grande figura, diciamo, dell'antifascismo non comunista torinese dell'epoca, ossia Carlo Levi. Con Carlo Levi, che era stato tra l'altro vicino a Piero Gobetti, in particolare Ginzburg scrisse questo importante articolo, cioè questo è un vero e proprio manifesto del giellismo torinese, intitolato Il concetto di autonomia nel programma di GL, in cui rivendicava appunto la necessità di attribuire un valore morale alla politica e di fare, diciamo, dell'autonomia lo strumento di un rinnovamento complessivo della civiltà. Da questo punto di vista, per Ginzburg era chiaro che l'Italia post-fascista avrebbe dovuto essere un'Italia completamente diversa da quell'Italia liberale post-risorgimentale, che in qualche modo aveva anche gettato le premesse dell'ascesa al potere del fascismo. E quindi, diciamo, raccoglieva anche gli stimoli, le sollecitazioni che erano venute dalle grandi esperienze di lotta, di conflitto del primo dopoguerra. Da questo punto di vista, naturalmente, guardava anche con simpatia all'elaborazione che era stata proposta da Gobetti, ma per certi versi la superava, la rinnovava in una visione più ampia che appunto raccoglieva tutte quelle spinte, diciamo, al rinnovamento che erano emerse dal dopoguerra. Comitati di fabbrica, consigli operai e contadini, progetti di democrazia industriale, di controllo operaio, di, diciamo appunto, spinte libertarie antistateliste che dal basso si proponevano di rinnovare l'intera società e l'intera politica. A queste guardava in particolare Leone Ginzburg e filtrava naturalmente questa sua riflessione anche attraverso il rimando alla grande esperienza russa, che aveva costituito un esempio dal suo punto di vista di come appunto, diciamo, si potesse rinnovare radicalmente il liberalismo. Era per certi versi un paradosso questa posizione, anche in consonanza con quella riflessione appunto sul paradosso dello spirito russo che era stata, diciamo, avviata dallo stesso Piero Gobetti, poi, diciamo, tragicamente interrotta anche dalla sua morte violenta a seguito dell'aggressione squadrista nel 1926. E certo che continuare, diciamo, a ragionare in termini della rivoluzione russa come una rivoluzione liberale all'inizio degli anni 30 ormai appariva, diciamo, per così dire, fuori tempo massimo, una fase in cui la dittatura staliniana aveva completamente, diciamo, liquidato l'eredità del 1917. E tuttavia l'immagine di quanto era accaduto appunto nel 1917, quella spinta al rinnovamento radicale, anche e soprattutto attraverso la partecipazione delle masse popolari nazioni, costituiva un elemento centrale nel progetto, diciamo, non solo di lotta, diciamo, alla dittatura fascista da parte di Ginzburg, ma di un rinnovamento politico, sociale più complessivo dell'Italia e dell'Europa del tempo. Dunque,
Da un lato, Ginsburg indubbiamente si muoveva nell'ottica di un rinnovamento radicale di quell'Italia che aveva, tra le altre cose, diciamo, portato appunto all'affermazione del fascismo, e dall'altra però una ripresa di quella tradizione risorgimentale che al suo interno conteneva anche potenzialità, diciamo, di un rinnovamento ulteriore e che Giustizia e Libertà rivendicava apertamente come parte del proprio progetto politico intellettuale. Tuttavia, come diciamo, dovrebbe essere chiaro dal percorso compiuto fin qui da Ginsburg, il suo rapporto con la politica era ambivalente. Da un lato, indubbiamente, nel contesto della dittatura fascista, fece la scelta della cospirazione, aderì ai circoli di Giustizia e Libertà, promosse la lotta clandestina, rischiando, come vedremo, tutto per l'obiettivo appunto di sconfiggere la dittatura di Mussolini. D'altra parte, tuttavia, aderì con riserva a questa lotta politica, come se fosse, diciamo, l'esigenza di un momento di emergenza, come se fosse appunto lo strumento eccezionale per cercare di eliminare quella dittatura fascista che si era imposta brutalmente sulla società italiana e l'aveva pervasa, l'aveva completamente, diciamo, avvelenata e soffocata. Da questo punto di vista, Ginsburg era quanto mai consapevole, e occorre dire, per certi versi, precocemente consapevole dei rapporti di forza, diciamo, tra fascismo e antifascismo. Ammetteva lucidamente, onestamente, come il regime fascista fosse stato in grado di mobilitare, inquadrare, organizzare le masse popolari, naturalmente facendo appello non solo all'entusiasmo dei fascisti militanti, ma anche alle esigenze di sopravvivenza materiale, quotidiana, di molti suoi concittadini che dovevano appunto aderire, iscriversi al Partito Nazionale Fascista per accedere appunto alle proprie attività lavorative. E a questo tema Leone Ginzburg dedicò uno dei suoi scritti più belli, pubblicato nel marzo del 1933, appunto sui Quaderni di Giustizia e Libertà. Uno scritto che si intitolava Viatico ai nuovi fascisti. Qui faceva appunto i conti con il grado di penetrazione capillare del regime nella società italiana, e al tempo stesso, con onestà, cercava di diciamo, progettare il ruolo dell'antifascismo all'interno della società italiana, il suo vero e proprio compito. Da un lato, quindi, manifestava la volontà di non disgiungere, sono parole di Leone Ginzburg, la carità, che non esclude l'intransigenza, dai giudizi sulla morale collettiva. Cioè, da un lato, diciamo, rivendicava la propria posizione di netto e indiscusso antifascismo, dall'altra, però, manifestava indulgenza, disponibilità a comprendere le ragioni di chi aveva dovuto, per forza di cose, aderire al regime fascista. E al tempo stesso, però, era consapevole che questa adesione, per quanto superficiale, formale, funzionale alla sopravvivenza, avrebbe poi potuto innescare dinamiche di un'adesione più piena, più completa, più profonda. Ricorreva a questa immagine molto suggestiva, Ginsburg, dicendo: la maschera, quando è portata a lungo, non vuole più staccarsi dal volto. E allora cosa fare nei confronti appunto di chi aveva dovuto per forza di cose accettare la maschera? Ginsburg distingueva da un lato chi aveva scelto le vie più difficili, come lui stesso e i suoi compagni, amici di militanza, di Giustizia e Libertà, che avevano scelto la lotta clandestina, e dall'altra parte coloro che avevano dovuto appunto, sia pure a malincuore, accettare il compromesso dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. E diciamo, richiamava la necessità di manifestare immensa pietà nei loro confronti e il dovere di soccorrerli per quanto possibile. Da questo punto di vista, quindi, diciamo, Ginsburg immaginava un'azione su un doppio livello, che da un lato fosse centrata appunto sulla lotta clandestina al regime, dall'altra fosse portata una lenta persuasione di coloro che avevano, per forza di cose, dovuto aderire al regime per, diciamo, staccarli appunto dal regime stesso. E dunque il lavoro che assegnava, diciamo, ai gruppi di Giustizia e Libertà era un lavoro di lungo periodo, che si muoveva più su un terreno sociale, culturale, che su un terreno propriamente politico.
Nel frattempo, naturalmente, Ginsburg continuava ancora a studiare, a lavorare, diciamo, lo studio, il lavoro intellettuale e il lavoro editoriale erano parte integrante della sua concezione complessiva anche della politica, intesa nel senso, diciamo, morale di cui parlavamo prima. E al centro di questa attività intellettuale ed italiana c'erano ancora una volta i grandi classici russi, in particolare, diciamo, la grande lezione morale di Lev Tolstoj e di Guerra e Pace, che continuarono, diciamo, nel tempo, dai primi anni 30 fino alla metà degli anni 40, essere una vera e propria stella polare, un punto di riferimento imprescindibile per Leone Ginzburg. Nel frattempo, Ginzburg contribuì alla fine del 33 a diciamo, fondare la casa editrice Einaudi, insieme a Giulio Einaudi e a Cesare Pavese, e intensificò la sua attività editoriale in questo senso, mentre continuava a collaborare anche con il fitto, diciamo, panorama di riviste torinesi e fiorentine, in particolare la Cultura e Solari. E infine Ginzburg conseguì la libera docenza e iniziò un corso di letteratura russa all'Università di Torino. Fu un'esperienza però molto breve, perché a seguito dell'obbligo per ogni, diciamo, pubblico dipendente di prestare giuramento al regime fascista, nel gennaio del 1934 Ginzburg decise di rinunciare alla cattedra e dunque alla libera docenza. A quel punto la sua scelta antifascista, che già operava in clandestinità da quasi un paio d'anni, era ormai conclamata. Di lì a poco sarebbe poi seguito l'arresto, nel contesto di una retata più complessiva, attraverso il quale, diciamo, la polizia politica fascista riuscì a sgominare una delle reti più importanti di giustizia e libertà. L'arresto avvenne nel marzo del 1934 e Ginzburg fu condannato al carcere e, diciamo, fu trasferito quindi nella prigione di Civitavecchia, dove spese la propria condanna di 2 anni. Ne poi uscito nel marzo del 1936. E continua a essere, diciamo, considerato un sorvegliato speciale dalla polizia politica fascista. A quel punto abbandonò ogni attività politica, anche clandestina, e si dedicò, diciamo, prevalentemente, esclusivamente all'attività letteraria, di che tipo letteraria, all'attività soprattutto editoriale. Questo secondo, diciamo, aspetto assunse via via un'importanza crescente, diventò davvero uno dei perni fondamentali della sua attività quotidiana, e così diventò anche uno dei perni fondamentali di quella grande impresa che appunto si avviava a essere la casa editrice Einaudi. Peraltro, nel 1938, a seguito del varo della legislazione razziale, fu privato della cittadinanza e quindi ricondotto a quella condizione di apolide alla quale si era potuto sottrarre solo nel 1931, appunto con l'acquisizione della cittadinanza italiana. Nello stesso anno, nel 1938, sposò Natalia Levi, figlia di un importante professore di anatomia dell'Università di Torino, Giuseppe Levi, e peraltro sorella di quel Mario Levi che era già a sua volta coinvolto nelle attività clandestine di giustizia e libertà. Dal loro matrimonio sarebbero poi nati Carlo Ginzburg, Andrea Ginzburg, rispettivamente nel 39 e nel 40, e poi Alessandra Ginzburg nel 43, nel confino di Pizzoli. Nel giugno del 40 venne la guerra, che segnò un ulteriore momento di, diciamo, drammatica discontinuità. Leone Ginzburg a quel punto fu non solo, come lo era già stato nel 38, privato della cittadinanza italiana, ma fu confinato come, diciamo, cittadino straniero, come straniero, se usate, di origine ebraica, dunque fu internato nel paese di Pizzoli, vicino all'Aquila. Qui poi sarebbe stato presto raggiunto dalla moglie Natalia e dai due figli. Qui inizia una fase anche molto intensa, per certi versi molto felice della sua vita. Diciamo, ci soccorrono per ricostruirla le lettere molto intense, molto frequenti, che Ginzburg continuò a scrivere dal confino, soprattutto per ragioni professionali, alla casa editrice Einaudi.
Infatti non cessò mai di lavorare, anzi per certi versi intensificò la sua collaborazione con la casa editrice. E d'altra parte ci soccorrono le memorie, scritti bellissimi, sui quali tornerò tra un attimo, di Natalia Ginzburg, che restituisce anche colori, gli umori, diciamo, il senso profondo di quell'esperienza al confino, così intensa e al tempo stesso anche così, diciamo, malinconica, carica di un senso della tragedia che poi incombeva appunto sulla vita del marito. Oltre a un'intensa attività editoriale, su cui dirò ancora qualcosa tra poco, Ginzburg innanzitutto strinse amicizia con le persone del posto, in particolare con un operaio comunista, e poi frequentò un gruppo di confinati jugoslavi che erano giunti lì, erano stati lì internati dopo l'occupazione italiana della Jugoslavia nell'aprile del 1904. C'è appunto un racconto di Natalia Ginzburg, lo accennavo prima, che ricorda in modo molto intenso quei mesi passati appunto a Pizzoli. Ve ne leggo due passaggi. Tutte le sere mio marito e io facevamo una passeggiata, tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente cognita e amica, e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano, con una buona salute. Qualcuno a volte domandava, ma quando ci tornate alle case vostre? Mio marito diceva, quando sarà finita la guerra. E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei un professore, quando finirà? Mio marito lo chiamavano il professore, non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte. Al tempo stesso, Ginzburg, appunto, era diventato, diciamo, un importante, fondamentale collaboratore della casa editrice Einaudi, e dal 1941 al 1943 fu, diciamo, responsabile di traduzioni importanti, innanzitutto Guerra Pace, uscita nel 1942, alla quale revisione presiedette, diciamo, personalmente, e scrisse prefazioni a molte altre opere. Di Tolstoi, di Dostoevsky, di Pushkin, la Sonata Kreutzer di Tolstoi, La figlia del capitano di Pushkin, e i romanzi di Dostoevsky, Il giocatore, L'idiota, Le memorie del sottosuolo, I demo. Questo intensissimo lavoro sulla letteratura russa erano parte, diciamo, di una riscoperta, di una costruzione, di un'intensificazione del proprio rapporto con quella cultura di provenienza, che continuava a alimentare anche, diciamo, i suoi interrogativi etici, i suoi dilemmi e l'esigenza, diciamo, di prendere posizione sulla storia, sulla politica e sul rapporto, sugli occhi sempre complesso, delle scelte personali con appunto la grande storia. Il soggiorno, diciamo, a Pizzoli fu interrotto soltanto da una fugace visita a Torino tra novembre e dicembre del 1941, quando Ginzburg ebbe occasione di ritornare e riprendere i contatti con alcuni importanti elementi della casa editrice Einaudi, non solo, diciamo, i vecchi, diciamo, importanti esponenti come lo stesso Giulio Einaudi e Cesare Pavesi, ma anche giovani come in particolare Jaime Pintor e Mario Alicata. E con loro discusse le scelte di fondo della redazione. E in quella fase, diciamo, emerse anche una divaricazione tra le posizioni appunto di Ginzburg, che aveva, diciamo, vissuto e collaborato alla distanza, diciamo, alle attività redazionali e editoriali della casa editrice, e invece il nucleo che aveva in qualche modo assunto la direzione della casa editrice, che era soprattutto, diciamo, segnato dalla presenza appunto di Jaime Pintor. E sulle posizioni, diciamo, rispetto al fascismo, rispetto alla cultura espressa dal fascismo e rispetto, diciamo, anche alla necessità di un superamento dell'antitesi tra fascismo e antifascismo, le posizioni di Ginzburg entrarono in tensione via via più forte con quelle di Pintor, il quale, esponente di una generazione più giovane di quella di Ginzburg, era nato nel 1919, era
più familiare di Ginzburg con quella cultura novecentesca, soprattutto tedesca, che aveva alimentato anche la spinta verso il fascismo e il nazismo, e dunque emergeva una diversa posizione che lo stesso pintore ricapitolava nell'accusa, diciamo, di moralismo nei confronti appunto di Ginzburg. Delle, diciamo, divaricazioni, dei dissensi, delle tensioni interne alla casa editrice in questa fase e delle diverse posizioni di Ginzburg rispetto a quelle del gruppo torinese e romano della casa editrice sono testimonianza, le lettere che sono sopravvissute, appunto, e sono state poi pubblicate qualche tempo fa. Leone Ginzburg lasciò Pizzoli definitivamente però solo dopo la caduta del regime di Mussolini il 25 luglio 1943. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto di quell'anno si diresse prima a Roma e poi a Torino per riprendere i contatti con la casa editrice Einaudi e anche per avviare o riprendere, a seconda dei casi, contatti con gli esponenti di Giustizia e Libertà che si erano ora ritrovati, riconosciuti, e avevano cominciato a dare vita a un nuovo progetto politico, quello del Partito d'Azione, in parte in continuità con quello di Gelle e in parte invece anche segnato dalla necessità di fare i conti con un contesto completamente nuovo, come quello che si era aperto appunto dopo il 25 luglio. Ginzburg in quella fase si misurò anche intensamente con l'elaborazione, diciamo, europeista, che costituiva una delle, diciamo, linfe vitali anche che alimentavano il progetto del Partito d'Azione. In particolare prese parte a un convegno del Movimento Federalista Europeo che si svolse a Milano alla fine di agosto di quell'anno e, diciamo, assunse posizioni apertamente a favore della prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. E al tempo stesso poi collaborava alla costituzione, appunto anche formale, del nuovo Partito d'Azione. Ginzburg era consapevole, già dall'estate del 1943, delle difficoltà che avrebbe implicato la transizione a un ordine post-fascista. La caduta del regime di Mussolini non significava di per sé la fine del fascismo e la scomparsa dei fascisti. E dunque era consapevole di quanto sarebbe stato difficile costituire una nuova Italia, un'Italia, diciamo, più libera, un'Italia più democratica. E più in generale, diciamo, metteva in guardia, appunto, contro la possibilità che riemergesse appunto il fascismo. Da questo punto di vista abbracciò quindi un progetto politico-culturale di più vasto respiro, che era in realtà anche consonante con le sue posizioni dei primi, diciamo, abbracciate fin dai primi anni 30, nel contesto della prima militanza in Giustizia e Libertà. Un progetto, diciamo, di incivilire la gente, così come diceva lo stesso Ginzburg in una lettera a Croce. Oppure, come scriveva lo stesso Ginzburg in un abbozzo di saggio intitolato La tradizione del risorgimento, che non sarebbe mai stato compiuto e che poi è stato pubblicato postumo, intendeva condurre, cito, una lotta consapevole contro l'infiacchimento morale degli italiani. E diciamo, ai suoi occhi non ci sarebbe stata prova maggiore di questo infiacchimento vicende dell'8 settembre, del crollo dello Stato e del precipitoso, diciamo, della precipitosa fuga della monarchia a Brindisi, del crollo dell'esercito e delle premesse, diciamo, gettate per lo scoppio della guerra civile. Qui, a questo punto, Ginzburg tornò a Roma, dove assunse non solo la direzione della sede locale, diciamo, della casa editrice Einaudi, ma soprattutto si fece promotore e responsabile di un giornale clandestino, L'Italia Libera, con lo pseudonimo di Leonida Gianturco. E qui inizia l'ultimissima fase della sua vita, una fase che, diciamo, sarebbe stata interrotta il 20 novembre 1943 con l'irruzione delle polizie nella redazione appunto del giornale clandestino Italia Libera e con il conseguente arresto di Leone Ginzburg insieme a Manlio Rossi Doria e altri compagni collaboratori del giornale. Poco dopo, riconosciuta la sua vera identità e quanto apolide di origine ebraica, fu consegnato diciamo, dalla polizia italiana al braccio del carcere di Regina Coeli sotto il controllo delle forze armate tedesche.
A ricordare, diciamo, questo momento, questo passaggio, c'è una testimonianza molto bella, molto importante di Claudio Pavone, come ricorda che nel momento in cui fu prelevato dalla sua cella, prigionieri politici dalle altre celle intonarono il canto del Piave. Ginzburg fu quindi portato nel braccio, appunto, controllato dalla Gestapo. Fu torturato a più riprese e durante gli interrogatori condotti appunto dai nazisti, e sarebbe morto nell'infermeria del carcere il 5 febbraio del 1944. Nei lunghi decenni del dopoguerra, e qui mi avvio alla conclusione, la memoria di Ginzburg, di Leone Ginzburg, fu una componente fondamentale, un vero e proprio architrave della memoria dell'antifascismo e della resistenza. L'ultima lettera scritta da Leone alla moglie, lì è una lettera per molti versi struggente, scritta proprio alla vigilia della sua morte nel carcere di Regina Coeli, fu inserita tra le ultime lettere di condannati a morte della resistenza pubblicate nei primi anni 50. E poi fu la stessa Natalia, come abbiamo già accennato, a coltivare la memoria del marito, in particolare con uno dei romanzi più belli del dopoguerra italiano, Lessico familiare, pubblicato nel 1963. Però vorrei chiudere ricordando ancora una volta quella bellissima testimonianza che ho già evocato, scritta da Norberto Bobbio nel ventennale della morte appunto di Leone Ginzburg nel 1964. In quella testimonianza Bobbio raccoglieva, diciamo, i fili di una riflessione che era condivisa con i suoi compagni, i suoi amici di quella generazione, appunto Carlo Levi, Massimo Mina, Vittorio Foa. Era l'immagine di un Leone Ginzburg profondamente, diciamo, segnata anche dal rapporto intenso con Piero Gobetti. Secondo Ginzburg, diciamo, entrambi erano segnati dalla volontà di compiere una vita moralmente impegnata, e il loro antifascismo, sempre secondo Bobbio, era una manifestazione spontanea, conseguente delle loro convinzioni morali. Gobettiana, diceva Bobbio parlando di Ginzburg, fu l'intransigenza antifascista, la resistenza al fascismo come fatto morale prima che politico, come valore culturale oltre che politico. Indubbiamente di uno scritto bellissimo che ha contribuito, diciamo, a elaborare questa visione, per certi versi monumentale, appunto, di Leone Ginzburg come eroe dell'antifascismo e della resistenza, come esempio di intransigenza assoluta nei confronti del fascismo. Metro, diciamo, di giudizio, termine di confronto di un antifascismo che, ancora diceva Norberto Bobbio, era capace di distinguere senza possibilità di sbagliarsi la civiltà dalla barbarie. Di un mito dell'intransigenza antifascista, segnato per certi versi da certezze assolute, che affascinò, mobilitò anche le generazioni successive, penso in particolare alle generazioni degli anni 60 e 70, cui la figura di Ginzburg ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile. Sarebbe tutto sommato per oggi forse anche più interessante guardare a ciò che il mito di Leone Ginzburg nascondeva, oltre che rivelava. E qui vorrei, concludendo, richiamare l'attenzione appunto sui dilemmi, le incertezze, sulle oscillazioni anche di fronte alla politica e alla storia, alle grandi sfide che poneva il proprio tempo, che scandivano il percorso di Leone Ginzburg, fin diciamo dalla diciamo tormentata e poi decisa scelta della lotta clandestina tra il 31 e il 33, oppure anche delle angosciose alternative di cui parlò Natalia Ginzburg appunto nel racconto Inverno in Abruzzo, pubblicato poi nelle Piccole Virtù. Angosciose alternative che si ponevano di fronte a Ginzburg nel momento in cui cedeva alla lotta clandestina e nel momento in cui fu arrestato, sottoposto a tortura e infine posto di fronte anche alla prospettiva dell'estremo sacrificio della morte. Da questo punto di vista, un Leone Ginzburg per certi versi
meno politico e più umano, in cui la politica è un approdo mai certo e mai definitivo, e insieme una risposta è un problema. Ed in linea di massima e in definitiva, un Leone Ginzburg che è portatore, diciamo, della consapevolezza della necessità di scegliere e al tempo stesso della difficoltà di scegliere. Una lezione, direi, duratura, che per molti versi, arriva fino ai giorni nostri, che la biografia, gli scritti di Leone Ginzburg continuano, a riproporci.